Eccolo qua, questo è un tributo a Yogananda Paramahansa, come si dice? Ciao, buongiorno, sì, eccoci qua, Paramahansa, perché era ciccione. Ah, la Paranza, il ballo della Paranza, no, era questa, comunque mi è entrato un po' nella testa, sì, per l'informazione... Canzone di Power Chance, Jai Guru e Paramahansa Yogananda. Anche lui canta, quindi qui? No, lui è un tributo, ah, è un tributo a Paramahansa Yogananda. Ah, ah, sì, okay, sì. Okay, okay. Allora, benissimo. Ringraziamo anche di nuovo per la linea Salvo Milazzo e Gianluca Marletta. E adesso noi proseguiamo con Paolo, che oggi appunto immagino ci parlerà di proprio Yogananda. No, che ne hai già parlato, esatto, di Paramahansa. Adesso sostanzialmente abbiamo fatto un ciclo su Yogananda che si conclude la prossima settimana, già te lo dico perché so che per te un po' preferisci altri argomenti, quindi no, è un po' una no, assolutamente, guarda, io ti ascolto con molto piacere, e anche perché sono stati argomenti che hanno molto interessato, e poi nelle ultime due puntate che ci parli, di cosa ci parlerai allora? Allora, adesso oggi parliamo del maestro di Paramahansa Yogananda, che era Sri Yukteswar. La prossima volta parleremo del suo allievo, quello che più ha fondato poi le comunità spirituali in tutto il mondo, la comunità per esempio Ananda di Assisi, che è Swami Kriyananda, e poi dopodiché concludiamo il ciclo su Yogananda e parleremo ancora di altri personaggi, Shakespeare per esempio, e poi altri, insomma, va bene. Poi di volta in volta le idee ci vengono perché in realtà non c'è un piano prestabilito, insomma. Per esempio non avevo pensato di fare tutte queste cose su Yogananda, però in realtà alla fine ho deciso di farlo perché Yogananda è un guru spirituale, sia pure morto relativamente recente, insomma, non, diciamo, dell'era contemporanea, con il suo allievo Swami Kriyananda, che è morto 3-4 anni fa, e quindi i suoi insegnamenti sono ancora vivi e attuali, le sue comunità sono ancora in tutto il mondo. C'è la comunità Ananda di Assisi, dove uno può andare e praticare lo yoga che insegnava Yogananda, e oppure c'è Raul Pirotti a Roma, come ho già detto, ma lo ridico perché gli faccio volentieri pubblicità, che con un solo giorno di sessione, ma qualche ora diciamo, dà l'iniziazione al Kriya Yoga, che era lo yoga appunto insegnato da Yogananda, che è una forma di yoga molto potente. Quindi oggi parliamo di Sri Yukteswar, che era appunto il suo maestro. E, diciamo che lui nasce da famiglia ricca, come molti personaggi spirituali dell'India, perché lì è tradizione, come ho detto più volte, che il sentiero spirituale non sia una condanna, come per molti occidentali che dicono: oh, mio figlio si è fatto prete, suora, frate, sembra una tragedia. E invece no, in India è considerato un onore per molte famiglie, chiaramente di tradizione indiana. E quindi lui nasce da questa famiglia ricca, ha una vita inizialmente, diciamo così, tra virgolette normale, si sposa, ha una figlia, che muoiono in giovanissima età, e quella fu una delle prime prove spirituali che Sri Yukteswar dovette affrontare, perché ci possiamo immaginare che cosa significa la morte in pochi anni dell'unica figlia e della moglie in giovane età. E di fatto la morte infatti è una sorta di iniziazione che la vita ci fa. La maggior parte delle persone non se ne rendono conto, ma la morte delle persone attorno a noi serve per farci riflettere sulla nostra morte e per farci comprendere il significato della morte. Poi molti lo vivono come un semplice fatto da cui bisogna anche fuggire e che si cerca di dimenticare. In realtà a noi queste esperienze dovrebbero servire per rafforzarci e non per indebolirci.
Quindi dipende da noi ovviamente come ne prenderemo, perché, come abbiamo detto tante volte, la morte è l'unico evento certo della nostra vita. Noi non sappiamo che lavoro faremo, per quanto tempo lo faremo, non riusciamo a prevedere manco il nostro stato di salute da qui al prossimo anno. Talvolta possono capitare fatti come, ecco, una situazione come quella del coronavirus, e quindi uno si ritrova, come una persona che conosce mia sorella, con proprietario di 25 alberghi e 50 ristoranti, quindi ricco, apparentemente insomma felice della sua vita agiata, e che improvvisamente si ritrova in un caos infernale. Quindi è veramente il dominio della materia che ti travolge, tant'è vero che questa persona ha avuto un infarto il giorno che hanno chiuso hanno utilizzato questo lockdown, ecco, chiamiamolo così. Quindi ha la prima esperienza spirituale in questo senso, fa tutto un percorso di progresso fino a che non conosce il suo guru, che è l'Airi Mahasaya, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. L'Airi Mahasaya, che era anche il maestro del padre di Yogananda. E, a un certo punto, Yogananda incontra, dopo vari maestri che ha incontrato, incontra il suo guru Sri Yukteswar. Ora è carino raccontare come l'ha incontrato, perché un po' sono questi scherzi che delle volte fa il destino, che invece tecnicamente, dal punto di vista spirituale, si chiama supercoscienza. La supercoscienza è una sorta di guida che noi possiamo vedere in azione quando ci sono una serie di coincidenze nella nostra vita che ci portano a vedere o a fare determinate cose. Qui vediamo che siamo guidati da quelle che Jung chiama coincidenze significative. Einstein diceva: qui è Dio che passeggia in incognito quando ci sono tutte queste coincidenze. Ne abbiamo parlato poi anche tante volte, anche noi, io, te, di quelle piccole che a noi capitano, ai santi ne capitano di più grandi, però c'è il segno di una guida dall'alto. Allora, come incontra il suo maestro? Praticamente, Yogananda se n'era andato da casa, lui abitava a Calcutta, e se ne va in un ashram, non ricordo in che città. E in questo ashram si trovava male, comunque non era ben voluto dalle persone attorno, insomma, c'aveva una serie di difficoltà. Il suo guru era una persona con cui si trovava molto bene, però non era il suo definitivo maestro. Un giorno, mentre stava in meditazione, una voce gli parla e gli dice: esci di casa, cioè esci dall'ashram, oggi incontrerai il tuo maestro. Lui segue questa voce e va a passeggio per le strade della città, finché vede questo personaggio che aveva i capelli bianchi, la barba bianca, aveva ovviamente un magnetismo molto forte. Lo riconosce perché, ecco, era un viso che gli compariva in sogno da anni. E quindi gli si avvicina e lo chiama guru. E Sri Yukteswar gli dice: ti ho aspettato per molti anni e finalmente ci siamo incontrati. Ora qui apro una parentesi. Questi maestri spirituali spesso sanno quando e dove arriveranno gli allievi. E questa del ti aspettavo è una cosa che a me è capitato di sentire molto spesso nei racconti di personaggi che hanno avuto un maestro. Per esempio, Piero Camerinesi racconta che quando incontra a 18 anni il suo maestro Massimo Scaligero, lui ne aveva sentito parlare, quindi gli chiede un incontro, sale le scale di casa sua, lui lo aspettava in cima alle scale e gli disse: ce l'hai messo di tempo per arrivarti, ti aspettavo da anni. E Piero ovviamente era giovane, disse: ma cioè, forse mi aspettava, ho capito male, forse intendeva dire che mi aspettava perché ho fatto tardi. Boh, insomma, si rende conto dopo anni che era semplicemente un incontro predestinato, in sostanza. E il maestro, il suo maestro Scaligero, sapeva che avrebbe incontrato questo allievo. E così Sri Yukteswar sapeva che avrebbe incontrato Yogananda. Poi a quel punto gli fa una predizione, gli dice: guarda, tu devi tornare a casa tua. Ma Yogananda non voleva tornare a casa. Dice: no, ma io non tornerò mai a Calcutta dai miei. Dice: sì, ci tornerai e ci rincontreremo fra 4 settimane.
Yogananda dice: no, io assolutamente non torno a casa. E che cazzo, va bene che questo è il mio guru, però qui si sbaglia, io non voglio tornare a casa. Se non che succede? Che dopo circa 4 settimane tutto fuori dall'ashram, lo buttano fuori sostanzialmente, e quindi lui è costretto a tornare a casa. Ma indovina un po' dove aveva il suo ashram Sri Yukteswar? A 20 km da casa sua, a Serampore, che è vicino a Calcutta, a dista 20 km da Calcutta, e distava quindi 20 km dalla casa di Yogananda. Quindi sostanzialmente Yogananda aveva trovato, cercato il maestro ovunque, poi alla fine se l'era ritrovato sotto casa. Era andato addirittura fin sull'Himalaya per cercare i maestri, senza trovarli, tra l'altro. E quindi diventa l'allievo di Sri Yukteswar. Da quel momento lo segue fedelmente negli insegnamenti, e ovviamente ci sarebbero tante cose da dire, da raccontare, eccetera, però veniamo alla parte più importante del lavoro di Sri Yukteswar e cosa lascia oggi. Beh, intanto ci lascia tutti gli insegnamenti che poi sono di Yogananda in realtà, e di Swami Kriyananda, perché loro devono a Sri Yukteswar il suo lavoro. Sri Yukteswar gli disse: guarda, io non scrivo nulla, in realtà scrive un libro di cui adesso fra poco parlo, ma sei tu che sei destinato a diffondere un messaggio nel mondo, e perché andrai in America, glielo predice proprio, andrai in America e lì sarai destinato a diffondere questo messaggio. Yogananda ci andrà in America, ma dopo molti anni chiaramente. Lì per lì forse a lui non gli sembra neanche vero che sarebbe successa una cosa del genere. E Sri Yukteswar scrive un libro, e lo scrive perché nei suoi incontri uno dei maestri di Sri Yukteswar fu Babaji, il quale gli dice di scrivere un libro, appunto. Questo libro è La scienza sacra, delle edizioni Astrolabio, e si trova in commercio un librettino, 11 euro, di quanto sarà compreso l'indice analitico e compresa la storia della sua vita, sono 150 pagine, quindi veramente piccolissimo, dove espone i concetti fondamentali della spiritualità. Sostanzialmente in 150 pagine c'è tutto quello che bisogna sapere di spirituale. Perché questo? Come dicevo, come c'è tutto in 150 pagine? Sì, in realtà sì. Perché? Perché come dice Sri Yukteswar proprio nell'introduzione, la scienza sacra parla quindi della scienza delle religioni, della scienza dello spirito, direbbe Steiner. E leggo le prime righe. Lo scopo di questo libro è quello di mostrare quanto più chiaramente possibile che esiste una unità di fondo tra tutte le religioni, e che non vi è differenza tra le verità professate dalle varie fedi, che il mondo si evolve sia esteriormente sia interiormente secondo il medesimo procedimento, e che tutte le scritture riconoscono una sola meta. Da notare che questo concetto è anche nel Corano, e da notare che è nell'insegnamento di tutti i maestri Rosa Croce più importanti. Eppure questa verità non è fondamentalmente facilmente compresa, perché il disaccordo esistente tra le diverse religioni e l'ignoranza umana rendono quasi impossibile sollevare il velo e intravedere questa grande verità. Le varie confessioni religiose alimentano l'ostilità e le divergenze, mentre l'ignoranza accentua il divario che separa una fede dall'altra. Solo pochi esseri particolarmente dotati riescono a sottrarsi all'influenza del proprio credo e a scorgere l'identità perfetta delle verità sostenute da tutte le religioni. Poi, vabbè, ovviamente continua. In questo libro sostanzialmente ci sono passi della Bibbia, del Vangelo, passi dell'Apocalisse, uniti e spiegati in contemporanea con i passi della Bhagavad Gita. Quindi spiega i principali concetti spirituali, quindi l'anima, l'evoluzione dell'uomo, l'evoluzione dell'universo, cosa c'è dopo la morte, e lo spiega con i concetti contemporaneamente presi da entrambe le scritture, quindi cristiane e induiste. Questo è un concetto fondamentale che poi c'è in tantissimi altri libri spirituali. Uno per tutti, il Sutra del Loto, che è il principale
scritto buddista del buddismo di Nichiren, quello insomma del buddismo a cui sono affiliato anch'io, ha lo stesso concetto, identico, espresso addirittura quasi con le stesse parole, quasi, diciamo, però il concetto è assolutamente identico. Le parole sono simili. È un concetto un po' difficile da afferrare, ma quando uno l'ha afferrato, ha comunque capito una delle principali verità, diciamo, del percorso spirituale e delle varie religioni. Quindi è un libro per certi versi fantastico, non è proprio semplicissimo in tutti i passaggi. Poi c'è una prima parte veramente sulle ere dell'umanità, anche un po' noiosetta, secondo me. Però per il mio giudizio, chiaramente, dove parla delle varie ere, il Kali Yuga, eccetera, però tutta la parte successiva è straordinaria. Devo dire che non è facilissima, però si può meditarlo, tanto sono 150 pagine, insomma, si tratta di meditarlo a lungo e poi magari anche se non lo si capisce tutto, ci sono possibilità di capirlo in futuro. E poi ci sono i libri di Yogananda e di Swami Kriyananda, che sono molto più semplici, dove ci sono anche lì le basi della spiritualità. È sufficiente leggere quindi Autobiografia di uno yogi oppure i libri di Kriyananda, che poi consiglio la prossima volta, dove sostanzialmente uno può anche fare a meno di quasi tutto il resto, perché lì c'è veramente tutto: il senso della vita, il senso della morte, cosa c'è anche dopo la morte. Ecco, nel libro di Paramahansa Yogananda, Autobiografia di uno yogi, c'è un capitolo particolarmente toccante, che è uno dei più belli dell'autobiografia, che è la resurrezione di Sri Yukteswar. Perché a un certo punto Sri Yukteswar muore, loro direbbero, noi siamo abituati a dire muore, ma in realtà non muore nulla, lascia il corpo. Ma a un certo punto riappare, dopo qualche tempo dalla morte, riappare in forma fisica a Yogananda, e che Yogananda lo racconta in questo capitolo, che è verso la fine del libro, la resurrezione di Sri Yukteswar. E in questo capitolo, beh, non solo si parla della sua resurrezione, e c'è quindi un messaggio fondamentale che leggo direttamente. Lui, Yukteswar, dice a Yogananda: Yogananda, adesso ti ho detto la verità sulla mia vita, sulla mia morte e la mia resurrezione. Non piangermi, ma piuttosto diffondi ovunque la storia della mia resurrezione. Una nuova speranza si infonderà nel cuore degli esseri umani immersi nel sogno del mondo e tormentati dall'infelicità e dalla paura della morte. E infatti in questo capitolo non c'è solo la riapparizione di Sri Yukteswar a Yogananda, ma c'è anche tutta la spiegazione di cosa succede dopo la morte, in una forma molto più chiara e semplice di quella che si trova in altri testi. E quindi c'è scritto il destino dell'anima dopo la morte, anche il fatto che noi rincontreremo tutte le persone a cui abbiamo voluto bene, sia pure sotto altra forma, sia pure sapendo che le rincontriamo, ma queste persone hanno avuto più vite, quindi noi non rincontriamo solo il nostro ex partner morto, o nostra madre, o nostro padre. Sì, rincontriamo nostro padre, ma nostro padre, con tutte le sue incarnazioni e tutti gli incontri che ha fatto, comunque lo riconosceremo in una forma diversa, per una nuova evoluzione, una nuova incarnazione. Spiega anche come si fanno le diverse incarnazioni, come avvengono, cosa avviene a chi ha praticato la cosiddetta via della mano sinistra rispetto a chi ha praticato la via della mano destra, e c'è insomma tutta questa spiegazione, fino ad arrivare poi al messaggio fondamentale, che è comunque che appunto alcuni personaggi possono risorgere. Non solo Cristo è risorto, ce ne sono diversi di personaggi nella storia dell'umanità che sono risorti. Chiaro che il cattolico penserà che è una bestemmia, che solo Cristo risorge, per carità, e noi ci paragoniamo a Cristo. Allora, noi, cioè questi maestri, si paragonano a Cristo, orrenda bestemmia che meriterebbe. Nel 1200 meritava la morte. Oggi, per fortuna, non succede questo. Infatti, c'è un passo poi a pagina 67 della Scienza Sacra, in cui a un certo punto dice Sri Yukteswar, che ricordo è un maestro induista, cioè in seno all'induismo, però
questo scrive: a un certo punto si raggiunge la salvezza, lo spiega prima come. Soddisfatte tutte le necessità, raggiunto lo scopo supremo, diviene perfettamente puro e si manifesta attivamente la luce spirituale invece di limitarsi a rifletterla. Quindi la si manifesta. L'essere umano, essendo così consacrato o unto dallo Spirito Santo, diviene il Cristo, l'unto, il Salvatore. Entrando nel regno della luce spirituale, diventa il figlio di Dio. Quindi spiega sostanzialmente da un'ottica chiaramente sopra alle religioni, sopra all'induismo, sopra al cristianesimo, come comunque anche i concetti del cristianesimo sono concetti universali. Ovviamente sono i cattolici che poi hanno stabilito che questo valeva in un ambito solo limitato e bisognava per giunta combattere tutti quelli che dicevano una cosa diversa, specialmente se appartenevano ad altre tradizioni spirituali o religiose. Però questo è il messaggio di fondo. E poi qui fra poco concludo. L'altra cosa molto importante, che è spiegata secondo me molto bene rispetto a tanti altri libri, è l'aspetto della rinuncia ai desideri, non desiderare, il non attaccamento. Del non attaccamento si parla molto nel buddismo e tutti noi sappiamo che, insomma, meno siamo attaccati alle cose materiali e più si vive tranquilli. Però c'è anche la spiegazione in chiave karmica del perché noi abbiamo dei desideri materiali nella nostra vita. In sostanza, l'uomo si incarna in questa materia perché deve desiderare, deve perseguire beni materiali. C'è un passo, per esempio, del buddismo di Nichiren, un Gosho di Nichiren, che si intitola "I desideri sono illuminazione". Mal compreso, anche perché è stato tradotto più volte, prima dal giapponese, poi dall'inglese, poi insomma, con una serie di passaggi, alla fine molti interpretano male, cioè se io desidero qualcosa mi illumino, ma non funziona così. Il problema è che noi dobbiamo desiderare le cose materiali per appagare questi desideri, e finché non li abbiamo appagati, quale che sia il desiderio, anche quello più brutale e più bieco, finché non l'abbiamo appagato non passiamo a un livello successivo di evoluzione. I desideri vanno appagati solo per renderci conto che non portano a niente. Noi dobbiamo desiderare il denaro per averlo finalmente, quando lo avremo ci renderemo conto che non dà la felicità. Dobbiamo desiderare la macchina nuova, la dobbiamo desiderare finché non ce l'abbiamo, per poi capire che non è quello che fa la felicità. Quando abbiamo esaurito tutti i desideri, abbiamo capito che la vera felicità è quella interiore, ma non si acquista con i beni materiali, si acquista tramite il contatto con tutto ciò che è divino attorno, anche l'automobile, perché anche l'automobile c'ha il divino insita in sé, ma non è l'automobile in sé, è un'altra cosa, e ci sono tutti i, diciamo, cioè ci sono le spiegazioni del qual è poi la vera beatitudine e la vera felicità, che è sostanzialmente interiore e prescinde appunto dai desideri materiali. Quando veramente siamo distaccati dal desiderio, compreso il desiderio sessuale ad esempio, si può raggiungere quella che è la vera beatitudine, che è la beatitudine interiore e l'unione con Dio. Una bella unione con Dio. E andiamo a vedere, Paolo, come al solito, i commenti dell'ultima puntata, quella che... Ma un po' me li sono già guardati. Ah, triste, cioè, io no, lo faccio adesso. Fanno ridere. No, beh, sì, perché alcuni mi fanno ridere, cioè, in particolare c'è il tormentone, adesso mi sta pure simpatico, all'inizio mi faceva incazzare, quello che insiste che ogni volta deve dire che queste puntate sono esoterismo un tanto al chilo. Poi, no, ma è la cosa che mi ha fatto ridere stamattina, mi sono guardati prima di cominciare, cioè per affrontare poi la trasmissione serale, io ho dato un'occhiata e a un certo punto c'è una cosa che mi ha fatto sbracare da ridere. Nella sua foga di insultare ha fatto un complimento, perché ha detto che l'ultima trasmissione non era esoterismo un tanto al chilo, ma era un tanto a letto. Ma peccato che se un tanto a letto vuol dire che ci siamo raffinati, casomai se è peggio delle altre volte dovrebbe essere un tanto a tonnellata, ecco, un tanto a quintale, invece no, adesso è un tanto a letto, poi quando sarà un tanto al grammo avremo raggiunto un maggior livello. Insomma, alla fine
Questo è riuscito pure a rendermi simpatico da quanto è stupido, guarda. Mi fa ridere a me questo che dice mi auguro questo è veramente il punto più basso, cioè la Irima Masaia sarebbe stato il punto più basso raggiunto dalla trasmissione. Mi auguro vengano presi provvedimenti, seri provvedimenti da parte degli organi dirigenziali di Borderline. Ma seri poi questi sì, provvedimenti. Chiamiamo il collegio sindacale, non lo so cosa vogliamo fare. Addio. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, qui c'è una citazione di Carmen Consoli. Paolo, che ne pensi del fatto che una sensibilità simile a quella che si può notare in bambini non ancora influenzati da condizionamenti imposti dalla società su eventi, azioni, luoghi o persone possa manifestarsi anche negli animali, in particolare quelli meno addomesticati? Guarda, io non so, l'avevo letta questa domanda, non so se l'ho capita, però però possiamo dire una cosa generale: i bambini sono guidati ovviamente dal loro istinto, e anche gli animali. È un istinto che spesso è molto più puro della nostra mente e della razionalità. Pensiamo all'animale che, per esempio, mangia, e mangia quasi sempre cose che gli fanno bene e scarta automaticamente le cose che gli fanno male. Pensiamo ai cani che possono delle volte sentire il padrone a chilometri quando sta arrivando, o possono percepire gli stati d'animo dei proprietari a cui sono molto legati appunto a distanza. Oppure ricordo il caso di un cane che aveva Solange, c'aveva due cani. A un certo punto uno è morto. Nel momento in cui è morto, l'altro cane era a distanza, ma nell'istante in cui il cane è spirato, l'altro ha emesso un ululato e un lamento, un dolore terribile. Ovviamente era solo una questione di sensibilità. Pensiamo ai delfini: ci sono delfini che più volte hanno protetto dei bagnanti o dei sommozzatori dall'attacco di squali. Arrivava lo squalo e i delfini si mettevano attorno per cacciare lo squalo, eppure stiamo parlando di specie diverse, nel senso che teoricamente va bene, lo squalo fa parte della stessa famiglia, ma l'essere umano è una famiglia diversa. Quindi pensiamo a che grado di coscienza molto elevata hanno gli animali, e non hanno le interferenze della mente razionale che abbiamo noi. Il bambino uguale, il bambino dovrebbe infatti essere cresciuto, educato a seguire molto il suo istinto e a svilupparlo molto, come facevano gli sciamani, che sarebbe una qualità che tutti noi dovremmo recuperare, che abbiamo perso, perché ovviamente fin da piccoli ci insegnano tutta una serie di regole che ci ingabbiano proprio la nostra natura più pura e ci ingabbiano tutte le nostre capacità più vere. Uno ha l'istinto di dipingere, ma tanto ti dicono: no, non devi dipingere, perché è meglio che studi, che fai l'università, legge, perché poi quando fai l'avvocato c'è più possibilità di lavoro, eccetera. E quello invece vuole dipingere. È un disastro questo tipo di educazione, ma vabbè, è così. Marco, sei o non sei buddista senza l'H della setta delle 3K Soka Gakkai? Lo dico quasi ogni volta, cioè ogni volta mi rifanno questa domanda. L'ho appena detto anche prima: sono affiliato alla Soka Gakkai. Sì, affiliato sembra appunto una loggia. No, affiliato perché c'è una tessera, e poi c'è anche una cerimonia di iniziazione, che è la cerimonia del Gonzon. Quindi parlo di affiliazione in questo senso, sì. Vediamo ancora se c'è qualcos'altro. La Irima Masaia sembrerebbe proprio un autentico santo illuminato. Il Kriya Yoga è una via veloce per raggiungere il più alto livello spirituale possibile dell'attuale incarnazione. Mi chiedo però: hai già avuto esperienze nella Self Realization Fellowship? Si può essere iniziati da maestri di elevato livello provenienti direttamente dai discepoli di Yogananda, Masaia e Babaji? Allora, io sì, sono stato iniziato, ho preso l'iniziazione al Kriya Yoga da Raul Pilotti a Roma, che è allievo di Yogirai Satgurunath, che è a sua volta allievo di Sri Yukteswar, se non mi ricordo male, ma qui potrei ricordarmi male. Comunque il lignaggio è quello di la Irima Masaia e di Sri Yukteswar.
Sì, prendere l'iniziazione al Kriya Yoga è un'esperienza bellissima e la pratica del Kriya Yoga è un'esperienza bellissima. Certo, diverso è prenderlo da Raul Pilotti, mi perdonerà Raul, dico così perché lo adoro e lo ritengo una persona eccezionale, ma certamente non è Yogananda. L'energia di un maestro è assolutamente straordinaria e trasformante, perché è proprio l'energia di questo maestro che ci fa andare in una dimensione particolare. Questa cosa può sembrare strana a chi non è pratico, ma in realtà tutto ciò che ci circonda è energia. A seconda dell'ambiente in cui stiamo, siamo influenzati. Quindi figuriamoci le persone quanto ci influenzano e diciamo, le vibrazioni di un santo ti fanno entrare in una sorta di altra dimensione per chi l'ha provata. E quindi è diverso, però certo noi non abbiamo in Italia maestri del grado di Lahiri Manasaya, di Babaji, eccetera. Se raggiungeremo un elevato livello spirituale, è possibile anche che li incontriamo. Per adesso atteniamoci cioè ci dobbiamo accontentare del livello a cui siamo. Quindi io ho preso l'iniziazione da Raul Pilotti, che già comunque per me è stata un'esperienza straordinaria. Si può prendere l'iniziazione ad Ananda Assisi, dove lì è un po' più difficile perché fanno fare prima un percorso preparatorio, ci sono delle date poi in cui fanno i corsi che non sempre magari uno riesce a seguirli. Io infatti non sono mai riuscito a far conciliare i miei impegni di lavoro con le date di Ananda. Però sono comunque esperienze straordinarie, cariche di un'energia particolare. Poi se un domani mi apparisse Babaji, ma magari mi desse l'iniziazione anche lui. Però adesso possiamo comunque apprendere il Kriya Yoga da quei pochi che sono autorizzati comunque da questi maestri a dare l'iniziazione. Uno di questi è Raul Pilotti. Ci vuole un'autorizzazione particolare da parte di un maestro. Quindi Raul è stato autorizzato da Yogi Rai Satgurnat, che già è a un livello straordinario, insomma, superiore a un essere umano normale. Uno di questi maestri di cui abbiamo parlato, insomma, non so se il livello sia lo stesso, perché non è possibile poi dire chi è di più, chi è di meno, o se uno è uguale. Comunque è sicuramente un maestro questo. Ok, allora siamo arrivati alla fine di questa parte. Grazie a Paolo. Ci risentiremo la prossima settimana e venerdì con la scuola di astrologia. E chissà se riusciremo anche a rivederci questo weekend.